stamattina. Ho tanti begli ospiti di fronte ai miei occhi, ma non soltanto ai miei occhi, potete andare anche sulla pagina Facebook di Radio FM1 perché li potrete vedere oltre che ascoltare. Invece, perché in auto ascolterete le loro meravigliose voci. Allora, ve li vado mano a mano a presentare, ok? Allora, oggi abbiamo qui a Radio FM1 Maria Garrone, presidente della Fondazione Muse Italia, alla quale do il benvenuto. Grazie. Ben trovata. E poi abbiamo Enrico Paniccià, che non è nuovo ai nostri microfoni, alla nostra presenza, alla sua presenza qui da noi, che è il presidente Muse del Fermano. Quindi ben trovato anche a te. Bene, poi abbiamo il coordinatore invece di Muse del Fermano, Carlo Pagliacci, anche lui gradito ospite molto spesso, ecco, dei nostri salotti, diciamo. Grazie Jessica e ben trovato ai nostri radioascoltatori. Esatto, ed infine abbiamo Rita Costato Costantini, coordinatrice invece nazionale di Muse Italia. Grazie. Bentrovati. Allora, come va innanzitutto? Parliamo di una bellissima realtà, a mio avviso, e quindi mi rivolgo direttamente alla presidente della Fondazione Muse Italia, Maria Garrone. Ecco, che cos'è questa fondazione e di che cosa si occupa per chi proprio è digiuno e non conosce questa realtà? Allora, Muse porta l'arte nelle scuole, l'arte intesa come la musica, la danza, il teatro, le arti figurative, nelle scuole primarie, con questo progetto gratuito per le scuole, volto principalmente a promuovere l'inclusione sociale, ma non solo, a sviluppare anche tutte competenze estremamente utili e necessarie nel corso della vita per questi bambini. In Italia lavoriamo con quasi 14.000 bimbi e l'idea è stata di Yehudi Menuhin, quindi un famosissimo violinista che a inizio anni 90, tramite questo progetto che appunto ha definito Muse in quanto Musique Europe, aveva l'obiettivo principale di portare la musica nelle scuole. Poi nel corso degli anni si sono aggiunte anche altre arti. Ah, quindi Muse scritto ovviamente con Muse trattino E, proprio che sta ad indicare, perché uno subito quando me l'ascolta dice Muse, viene in mente, no? Insomma, qualcos'altro, ecco. Invece proprio si parla qui di altro, di bambini, e soprattutto c'è un manifesto che è molto la mission, diciamo, no? Di Muse, che è quella Esatto. creo. Creo, cambio, cresco. Quindi l'idea è proprio che tramite la creatività si possa avviare un cambiamento positivo all'interno di tutti noi, ma in questo caso dei bambini, che possa farci crescere, no? Possa portare ad una crescita. Il vantaggio dell'arte è che è un linguaggio universale, no? Quindi quando lo andiamo a portare anche in dei contesti delicati, con magari moltissime nazionalità o con alcuni tipi di bisogni speciali dei bambini o insomma in contesti un po' complessi, l'arte riesce a unire tutti noi e a farci vivere un'esperienza positiva che poi possiamo portarci dentro per tutta la vita, no? Un piccolo seme di bellezza che poi può crescere all'interno di ogni bimbo. Quindi l'arte, ma anche altre discipline artistiche, comunque sia che vanno, no, ad intersecarsi per offrire appunto tipo musica, no? Leggevo canto. Esatto, sì, nasce con la musica appunto con Menuhin, quindi lui era un violinista, quindi l'obiettivo suo principale era di portare la musica nelle scuole. Poi nel corso degli anni ci si è resi conto che la multidisciplinarietà era un valore aggiunto molto importante per il progetto e quindi alla musica si sono affiancate anche le arti visive, si è affiancata la danza o il movimento più in generale e anche il teatro. E proprio all'interno delle classi cerchiamo anche di mettere insieme queste arti, di far coprogettare artisti di arti diverse su un progetto comune e questo crea poi dei progetti veramente unici. Dei progetti che poi durano nel tempo, un ciclo di 3 anni. Sì, assolutamente. Durano nel tempo, sono anche molto costanti, nel senso che poi sul territorio nazionale abbiamo alcuni casi in cui si inizia a novembre, alcuni casi in cui si inizia a gennaio, però l'idea è proprio quella di far sì che una volta che Muse entra nelle scuole ci va settimanalmente, quindi entra proprio all'interno del programma dell'offerta formativa della scuola, quindi ne fa parte a tutti gli effetti. La triennalità consente agli artisti di fare un lavoro
continuativo e con dei risultati quindi anche molto più profondi rispetto magari a un laboratorio artistico spot. Le maestre fanno parte del progetto a tutti gli effetti, nel senso che quando l'artista è in classe c'è anche la maestra che è Sì. coinvolta al 100%. Quindi non è una cosa, cioè proprio si va di parallelo proprio con la formazione, quella scolastica abituale, però la arricchisce invece, no? Quindi c'è questo connubio che è veramente molto bello e fortunati chi appunto i bambini che possono usufruire di questi laboratori. 13.000 bambini quindi. Eh sì, quasi 14.000, Mamma perché mia, in Italia esiste sono da tanti. fine anni 90, quindi è già un po' di anni che moltissimi anni che Muse lavora nelle scuole, e oggi siamo in una fase di crescita importante, nel senso che quella che una volta era l'Associazione Muse Italia, che era appunto la coordinatrice a livello nazionale del progetto, si è trasformata in fondazione e pian piano tutte le realtà territoriali si stanno unendo a questo ente, proprio con l'idea di adattarsi un po' ai cambiamenti che sta vivendo il terzo settore e di unirsi tutti per fare in modo che Muse riesca a crescere, riesca a lavorare quindi in sempre più scuole, ad essere sempre più capillare sul territorio, e a lavorare anche sempre meglio, no? Certo, Ora passo con i tempi. assolutamente. Una domanda anche a livello personale, come ti sei avvicinato appunto poi adesso sei presidente appunto della Fondazione Muse Italia, ecco cosa ti ha spinta, no, magari ad entrare in questa fondazione, in questa associazione per poi dopo, ecco, creare appunto valore, no? Io sono sempre stata appassionatissima dei bambini e della loro educazione. Poi ho fatto un percorso un po' diverso di carriera appena finito il liceo, ma poi pian piano mi sono riavvicinata ai bambini. Quindi, per quanto riguarda Muso, ho iniziato da Milano. Ho fondato l'associazione a Milano qualche anno fa, e poi c'è stata questa opportunità appunto di essere coinvolta dal punto di vista nazionale, che ho colto con piacere. È un'associazione della quale mio nonno si è occupato fin dall'inizio, nel senso che nel momento in cui Muse era arrivata in Italia, lui credeva moltissimo nel progetto e quindi ne ha agevolato moltissimo lo sviluppo. Poi l'ha seguito mio papà, lo segue tuttora, e quindi è anche una cosa un po' Anche familiare, diciamo. familiare, Sì, sì. sì, sì. Bello, bello. E poi c'è Enrico Paniccià che invece ha portato Muse nel Fermano. Eccolo. Muse nel Fermano, grazie a Riccardo Sì. Garrone, Ah, perché il raccontaci. nonno di Maria Sì. è arrivato a Fermo nel 2007 e ha partecipato ad un'assemblea dei giovani imprenditori di cui io ero presidente e mi ha coinvolto in questo magnifico progetto. All'inizio avevamo capito poco, ma lui era talmente coinvolgente che ci ha catturato, sia a me che poi a Carlo. E quindi ci ha in qualche modo convinto a partire anche a Fermo con questo progetto straordinario. Siamo partiti con le classi nel 2009, poi dal 2010 abbiamo fondato Muse del Fermano, quindi sono 12 anni che Fermo abbiamo questa bellissima esperienza di Muse. Attualmente i bambini a Fermo sono circa 500, quelli che usufruiscono del progetto Muse. E adesso c'è questa grande sfida della Fondazione Muse Italia che in qualche modo ci renderà più forti e ci darà l'opportunità di crescere anche come numero di classi, quindi poi il nostro coordinatore sarà contento perché dovrà seguire più Ecco, realtà. E l'idea è quella di avere un raccontaci. interlocutore comunque sempre all'interno delle scuole del nostro territorio. Noi soprattutto andiamo ad operare nelle scuole dove maggiore è il disagio sociale e i problemi di inclusione sono più forti, tipo appunto la scuola di Vito San Tommaso o anche altre realtà di Fermano, andiamo a scegliere proprio le classi più difficoltose. Attualmente sono circa 20 le classi che coinvolgiamo con il progetto, le richieste sono Beh, coloro tantissime. che hanno meno possibilità magari di poter, no, anche comunque sia vivere l'arte, no, a 360 gradi. Sì, poi l'arte come strumento che abbatte tutte le barriere, Esatto. quindi come diceva prima Maria, l'idea è quella di creare poi una società che sia meno conflittuale, quindi l'arte non solo, la musica, la pittura e tutte le discipline che in qualche modo
vanno ad abbattere le barriere non solo dei bambini ma anche dei genitori, perché poi dobbiamo dire questo, 500 sono i bambini ma 1000 sono almeno i genitori coinvolti ogni anno Sì. Su questo progetto e l'idea è proprio quella di avere delle lezioni aperte dove a fine anno genitori e bambini fanno un po', giocano insieme, quindi non uno Fa bene anche i spettacolo, grandi. sì, non uno spettacolo, ma qualcosa che possa servire loro per comunicare meglio e per abbattere ogni barriera che a volte sono gli adulti a mettere, non i bambini. E quindi ti sei innamorato di questa realtà e hai deciso insieme a Carlo, insomma, di portarla avanti qui nel Fermano. Che Innamorato bello! tantissimo e ancora innamorato dopo quasi 15 anni. Il seme l'ha messo Riccardo, Maria lo sta portando avanti con tantissimo entusiasmo e competenza. Siamo molto contenti di averla qui a Fermo per la prima volta. Tra l'altro, qui a Fermo in questi giorni c'è un evento importante, questa volta rivolto alla formazione di adulti e non di bambini. Quindi abbiamo dei formatori che sono riuniti attraverso un progetto Erasmus. Che in qualche modo scambiano le varie esperienze perché vengono da diversi paesi dell'Europa, dall'Ungheria, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Germania e dal Belgio, quindi sono alla Chiesa di San Filippo Neri e stanno condividendo le best practice di Ah, formazione per infatti adesso ne parliamo anche con Carlo. Raccontaci bene nello specifico proprio in che cosa consiste questo progetto proprio ultimo, no, che state attuando. sì, intanto l'Erasmus non è la prima volta che Muse del Fermano lo esplora e lo pratica. Questo perché? Perché Muse comunque ha una componente internazionale molto forte. Maria prima ricordava il fatto che esiste Muse Italia, la Fondazione Muse Italia, che ha sede a Genova. Ci sono diverse sedi in tutto il territorio nazionale e poi ci sono tre sedi europee. E tra l'altro Rita Costato è stata anche coordinatrice del gruppo, dei coordinatori europei, quindi magari di questo può anche Ah, sì. parlarne più approfonditamente lei. Quindi l'Erasmus che ospitiamo in queste 2 giornate è un Erasmus diverso da quello a cui siamo abituati, però credo che formare i formatori sia molto Ecco interessante, cioè perché. formare gli adulti in qualche modo, no? In realtà noi lo facciamo e anche con Muse perché c'è sempre un rapporto costante con le famiglie, con i genitori, come ricordava Enrico. E tra l'altro, tra gli workshop che ospiteremo, c'è anche il workshop della scuola Lido San Tommaso, proprio porta l'esperienza di coinvolgimento con i genitori dei bambini della scuola. Non solo. A Fermo abbiamo l'esperienza delle Learning City. Ricordo che il nostro presidente del consiglio, Francesco Trasatti, è stato con noi in una missione Erasmus a Lisbona proprio per portare l'esperienza che l'Università Popolare sta facendo a Fermo e che sarà oggetto di un workshop tenuto da Ettore Fedeli oggi pomeriggio, in cui racconterà l'esperienza proprio delle autobiografie. Quindi, di nuovo, una formazione non convenzionale in qualche modo, ma molto importante legata alla memoria. Quindi adesso noi abbiamo lasciato i nostri amici che stavano facendo un workshop musicale con un straordinario concerto di bottiglie di vetro, Ah sì. perché l'elemento di Muse è, come ricordava anche Maria prima, sì la bellezza, ma sicuramente il divertimento, cioè lo stare bene insieme, lo La sperimentare creatività e la anche. creatività. Quindi è il talento creativo quello che Muse cerca di far emergere nei bambini, perché l'arte è un linguaggio universale. E anche chi non sa la lingua o ha più difficoltà può davvero attraverso l'arte tirar fuori qualcosa che diversamente nel percorso standard della formazione scolastica rischierebbe di non venire fuori. Di non venire fuori, è vero Carlo. E quindi non soltanto con i bambini, ma anche con gli adulti questa pratica. Cioè, ricordiamo, magari per chi non lo sa, il progetto Erasmus in generale è quando, no, un ragazzo universitario parte, va all'estero a fare un'esperienza, no, scolastica in un altro ateneo. E voi avete preso questa, diciamo, questa modalità e trasportata praticamente in Muse. Diciamo che l'Erasmus in realtà è un campo molto Sì, ampio, no, di progettazione, quindi prevede diverse declinazioni, una è Esatto, quella che ricordavi tu, raccontaci. però in realtà noi abbiamo già fatto esperienze anche con Muse Italia e con Muse del Fermano. Ricordavo appunto l'esperienza in Spagna, siamo stati con il nostro sindaco, è venuto a Fuenlabrada, abbiamo avuto uno scambio molto interessante e da quello scambio poi sono nate altre esperienze progettuali.
Credo che la chiave e la forza di Muse sia la rete, fondamentalmente. Cioè, Muse del Fermano da sola ha poco senso. Muse del Fermano insieme a Muse Italia e Muse Italia insieme alla rete europea è un'altra cosa. Cioè, è la forza del progetto. Certo, e infatti vorrei un attimino anche Rita Costato Costantini, che è la coordinatrice nazionale di Muse Italia, proprio come accennava, no, Carlo, dei progetti a livello anche appunto internazionale, no, di Muse. Infatti Muse è questa meravigliosa grande rete europea, non solo perché siamo presenti in 10 paesi europei, anche in Brasile e in Israele. Ah, addirittura. Il know-how di Muse, la Judy Manuin Foundation, che ha sede a Bruxelles e che insieme alla fondazione spagnola promuovono moltissimi progetti Erasmus sia per adulti che per mobilità anche di esperienze e mobilità di sia adulti che possono essere insegnanti, artisti e tutti persone comunque che lavorano nel campo educativo. È l'unico progetto europeo su questa vasta scala, perché è un progetto europeo che lavora con arte, bambini in una scala così ampia, con linee guida comuni, un format di base comune e naturalmente nel rispetto delle diversità, perché si può immaginare come lavorare in Portogallo oppure in Germania ci si trova in contesti diversi, anche con linee ministeriali didattiche completamente diverse. Il fatto di trovarsi insieme, di poter scambiarsi delle buone pratiche è fondamentale perché Muse crede in una comunicazione circolare, cioè anche quando un artista entra nella classe non lavora direttamente solo con i bambini, ma il coinvolgimento della maestra e delle famiglie è fondamentale, per cui è una comunicazione circolare che è nella classe ed esce anche dalla scuola. È vero, ma come vengono selezionati gli artisti di Muse? Come vengono selezionate? Vengono selezionate con prendendo visione del curriculum e poi anche con una prova esperienziale, cioè molte volte fanno una dimostrazione di quello che farebbero in una classe. Bene, poi e dopo poi i più meritevoli. Vengono seguiti dai nostri coordinatori sul territorio, e anche perché all'inizio, appunto, uno dice: Muse cos'è? Non è facile coglierne l'essenza, perché non è insegnare pittura, non è insegnare danza, ma mettere l'arte a disposizione è un'esperienza. In un progetto di pace e con valori importanti come il rispetto, l'ascolto e la condivisione. Ah, fantastico. E al termine del percorso che cosa succede? Cosa succede al termine dei sì, tre anni? Sì, esatto, al termine dei tre anni. I bambini hanno un meraviglioso diploma. Ecco. E spesso ci chiedono, ma è finito qui? Nel senso che tante volte ci è capitato... Noi possiamo dire che le terze, alcune terze, diventano quarte, Muse. Sì? Sveliamo un altarino, Maria, però è la realtà. Cioè... la regola di Muse è tre anni, però in contesti complicati come Lido San Tommaso noi abbiamo accolto la richiesta della scuola, cioè di non chiudere l'esperienza e di accompagnare questi bambini fino alla quinta. E questo devo dire, quindi alcune classi hanno cinque anni di Muse. Fantastico. Noi abbiamo bisogno sicuramente di trovare nuovi sostenitori e di diffondere il progetto, perché il progetto è gratuito ma sono artisti professionisti. Certo, quindi allora per essere gratuito per i giovani del futuro dobbiamo però anche noi contribuire, e quindi essendo una fondazione immagino che invitiamo a donare comunque sia, dai, adesso io mi faccio io portavoce di questa cosa, perché comunque è importante per chi crede in questi valori, appunto, secondo me è fondamentale dover contribuire.
Beh, noi abbiamo un consiglio direttivo, insomma, molto sensibile, costruito negli anni con altre persone, diciamo, che hanno dimostrato una grande generosità e di questo credo che noi dobbiamo essere davvero molto fieri e orgogliosi. La rete e l'autorevolezza del progetto è testimoniata dal fatto che Musa del Fermano ha 12 anni e è ancora molto giovane, è una realtà. Con l'esperienza nuova della fondazione sicuramente crescerà, cresceranno il numero di bambini coinvolti nel progetto. Quindi è sinonimo che chi ha investito in questo progetto poi alla fine sta raccogliendo frutti e soprattutto una grande autorevolezza nei confronti dei sostenitori e nei confronti delle scuole. Perché poi il progetto Muse funziona quando anche le insegnanti, come diceva prima Rita, si innamorano del progetto e facilitano gli artisti all'interno della classe. Tra l'altro ricordo che viene effettuato il progetto nell'orario curriculare, quindi c'è un'interdisciplinarità anche tra la Sì. Come maestra e l'artista, e i dicevamo, bambini sì. aspettano il progetto e segnano sul calendario, aspettano con ansia che gli artisti arrivino per il progetto Muse. Quando abbiamo finito, quindi sono davvero molto entusiasti, e l'idea è coinvolgere anche le famiglie, perché poi questa è la cosa più importante anche. L'abbiamo Poi anche fatto, quindi siamo riusciti in più occasioni a farlo. anche a far cucinare insieme bambini di diverse etnie e nazionalità insieme ai genitori, e la Bello. magia che sprigionano i bambini è una magia che ti contagia, quindi è Sì. Ma veramente bello. poi leggevo anche che ci sono delle muse special, cioè a livello anche nazionale, se non erro, muse in corsia, muse extra, cose di questo Questo Rita tipo. ci può dare qualche delucidazione? No, perché è un percorso speciale che è veramente molto, molto bello, immagino. È uno dei nostri fiori all'occhiello che portiamo avanti da 15 anni a Roma, Genova, Torino e Bologna. Quest'anno, grazie a un sostenitore, possiamo, diciamo, si è ampliato e riusciamo a fare più di 30 ore in ogni città all'interno degli ospedali, a distribuire un kit che abbiamo preparato apposta per i bambini, costituito da un libro, da attività didattiche, soprattutto legate all'arte figurativa, ai materiali per realizzarlo, e saremo anche a Lecce, al Polo Pediatrico di Sì. Lecce, e questa appunto una grande rete, perché comunque riuscire a entrare negli ospedali con i nostri artisti, e soprattutto quest'anno stiamo facendo un gemellaggio tra i bambini in classe e i bambini in ospedale. I bambini in classe hanno preparato dei messaggi cartolina, sia visivi che verbali, che poi accompagneranno questi doni che gli artisti porteranno all'interno dei reparti di pediatria. Stupendo, stupendo. Vogliamo aggiungere qualcosa, Carlo? Per No, io concludere, farei chiudere alla nostra presidente. Direi che ricordiamo un attimo l'appuntamento sì, qui alla chiesa. diciamo è ovviamente una iniziativa rivolta ad un pubblico, come dire, su invito, perché sono Ah, tutti. ok. Io volevo venire a curiosare, Carlo. Diciamo che ti puoi affacciare, però Sì. ecco, questa è come i progetti classici, diciamo, anche se stamattina abbiamo avuto ovviamente l'onore di avere con noi il prefetto di Fermo, il sindaco di Fermo, per, diciamo, dei saluti istituzionali, ma come dire, fortemente motivati, no? Perché in realtà la relazione tra Muse e l'amministrazione comunale è ormai, Di forte direi, di condivisione. forte condivisione, e il prefetto ha un background professionale molto legatissimo ai temi dell'immigrazione, quindi è stato importante averla con noi. Ecco, quindi poi domani avremo anche un momento più, diciamo, di apertura legato all'esperienza che è stata fatta di un reportage fotografico proprio sulla scuola di Lido San Tommaso, ma anche lì è ad inviti, ma avremo altre occasioni per far conoscere questo reportage molto interessante che racconta il titolo Muse colora Lido San Tommaso, quindi è veramente bello. Insomma, questi 2 giorni si concluderanno domani a Montepacini, e questo vale la pena ricordarlo, alla Fattoria Sociale Montepacini, dove i nostri partner faranno murales
perché appunto sono artisti, mangeranno in questa splendida realtà che è la Fattoria Sociale con diciamo questi ragazzi peculiari. Ecco, sì, cucinano anche. Che appunto ci delizieranno con le loro prelibatezze e poi chiuderemo con una partita di calcio camminato. Che bello, calcio camminato. Calcio camminato è, diciamo... solo mi piace questa cosa di calcio che posso praticare perché non corro, perché se corri è fallo. Quindi faremo un triangolare con la nostra rappresentativa Erasmus Muse, sì. E una squadra, le due palme mi pare che ha tra i suoi leader Mauro Torresi, il nostro vice sindaco, e poi una squadra campione d'Europa che ho scoperto essere una squadra fermata, cioè ma dai, una squadra di campioni di calcio camminato europea e a fermo. Quindi ma dai, direi che chiudiamo nel modo migliore in bellezza, veramente. Quindi Maria, però vorrei che ecco, fosse la nostra assolutamente una, come dire, intanto ringraziarla davvero per essere sì. qui con noi, ha sì. fatto un viaggio lungo da Torino insieme a Rita. E non è scontato mai, quindi siamo molto contenti di avervi ambasciatrici di bellezza, ecco, di bellezza, come questo è il motto, no, di Muse. Esatto, sì, portatori di ambasciatori di bellezza, ambasciatrici di bellezza nelle scuole italiane, e ringrazio tutti voi per averci ospitato e mi unisco all'invito a contribuire a questo progetto nel caso sì. in cui lo condivideste, e abbiamo un sito che si chiama www.muse-e.it. Esatto, e quindi regaliamo un'ora, un mese, un anno di laboratorio. Esatto. Bene, bene, bene. Muse Italia, Muse del Fermano. Grazie mille ad Enrico Paniccià, presidente Muse del Fermano, a Maria Garrone, presidente della Fondazione Muse Italia, a Rita Costato Costantini, la coordinatrice nazionale di Muse Italia, e Carlo Pagliacci, coordinatore Muse del Fermano, per questo bellissimo progetto. Grazie a voi.